non ci sono, dopo la prima pioggia si distrugge tutto e di conseguenza capite che se una persona in Brasile, una famiglia, vuole decidere dove andare a vivere, sceglierà il nostro progetto piuttosto che questi. Ovviamente la cosa interessante è che noi, facendo anche lotizzazione, solo sui lotti abbiamo un rendimento, un margine del 70%. Questi sono numeri estremamente interessanti per chi fa questi mestieri in Europa e in Italia. Sta succedendo, come vedete le strade le abbiamo finite nella prima fase, stiamo iniziando a costruire. Le persone che vedete nel mezzo sono i nostri acquirenti, perché noi abbiamo investito un sacco di soldi per fare delle cose che di solito i costruttori non fanno. Cioè abbiamo costruito un centro vendita che abbiamo chiamato Hub di Innovazione, dove le persone si conoscono prima di andare a vivere nel quartiere. Offriamo corsi di innovazione sociale, dall'inglese per i bambini a corsi di sostenibilità per gli adulti, e aggreghiamo la comunità prima ancora che vada a vivere all'interno del quartiere. In Brasile, e quella è una zona abbastanza pericolosa, quasi tutte queste lotizzazioni sono fechade, come si dice in portoghese, cioè sono chiuse da cancelli. La nostra no. Vogliamo dare un segnale di totale differenza. Guardate i numeri sulla destra, e qui sono gli altri stimoli che vi do per innovare real estate. Noi abbiamo puntato molto sulla digitalizzazione. Il 95%, voi fate conto, in 2 anni abbiamo venduto più di 3.000 lotti. Noi vendiamo più di 4-5 al giorno. Quindi il numero è molto interessante. Abbiamo puntato molto sulla trasformazione digitale. Noi il 95% dei lotti lo vendiamo su Facebook. Sapete cosa vuol dire? In Italia non si potrebbe mai fare. In Brasile è uscita una legge per cui i contratti preliminari di acquisto si possono fare su dei software per lo smartphone. In particolare noi usiamo DocuSign. Quindi la gente ci segue da Facebook, viene ingaggiata immediatamente, il progetto lo adora, i nostri agenti di vendita li connettono su WhatsApp, da WhatsApp si passa a DocuSign e noi abbiamo i preliminari di vendita fatti senza neanche incontrare le persone. Questo che cosa vuol dire? Che la velocità con cui riusciamo a vendere è straordinariamente più alta di quella dei competitor. Ovviamente questo fa in modo che anche i lead che generiamo, cioè l'interesse all'acquisto dai nostri follower sui social network, siano 5.000 al mese. Noi in Brasile abbiamo 120 agenti di vendita a partita IVA, diciamo, oltre i 250 del cantiere. Queste persone non riescono a stare dietro ai 5.000 contatti al mese che abbiamo per la vendita. Lo so che per molti di voi queste informazioni saranno distanti. Io vi ho detto che costruiamo tutto, ma facciamo anche questo. È la nostra modalità di innovare. Occuparci verticalmente, ampliando molto la catena di valore del real estate, dall'acquisizione di terreni fino ai servizi post vendita, passando per una forte digitalizzazione di ogni componente. Non sono venuto qui a parlare di tecnologia perché l'avranno fatto sicuramente altri. Avete capito che il Competence Center gestisce più di 250 soluzioni tecnologiche che riguardano l'ambiente costruito, la tecnologia. Ma è l'ultimo pezzo che mi interessa raccontarvi oggi, l'innovazione sociale, che nel mondo delle costruzioni è sempre stato ritenuto abbastanza lontano. Ma perché noi vogliamo attirare clienti, vogliamo fare business, mica siamo un progetto di cooperazione internazionale. Che cosa facciamo? Nel momento in cui le persone vengono a visitare il nostro centro di vendita, le ingaggiamo. I ragazzini, cioè i figli delle famiglie che compreranno, ricevono, come vedete, corsi di inglese gratuitamente. Abbiamo una libreria per bambini con quasi 1.000 libri. E abbiamo un'attività di innovazione sociale forte, nel senso che nelle comunità che sviluppiamo ci saranno dei gestori sociali che si occuperanno, certo, delle manutenzioni, ma anche dell'accompagnamento sociale di queste famiglie. La favelizzazione in Brasile è sempre dietro l'angolo, noi dobbiamo evitare quel tipo di situazioni. Abbiamo costruito un hub di innovazione che direi ha uno standard più che europeo. Contate che in Brasile le case nelle lotizzazioni vengono vendute con dei gazebo di plastica e delle sedie da campeggio. Quando vengono da noi vedono questo e già la situazione è tutta diversa. Questo oggetto ha un sacco di funzioni, da un mini teatro per i meeting, a una libreria per bambini, a un cinema per bambini e tutto quanto connesso, fibra ottica, videosorveglianza, wifi libero per tutti. Ed è chiaramente il luogo dove noi attiviamo le famiglie, i nostri clienti, con corsi di innovazione sociale che riguardano la società, la casa, il quartiere e poi la crescita personale. Non possiamo andare nel dettaglio dei temi, ma davvero ci occupiamo di un sacco di cose. È chiaro che un cliente che si sente così coccolato in un paese che di coccole ne fa poco, si trasforma immediatamente in business. Questo qui è un esempio di quelle attività di innovazione sociale che sono presenti nel book commerciale e vengono presentate alle famiglie.
e vedete attività di cucina interculturale, riduzione degli sprechi alimentari, attività di corsi per la cittadinanza attiva. Ci occupiamo di un sacco di cose, naturalmente con dei partner che sanno anche fare questo. Noi abbiamo un gruppo di persone che lo fanno, ma quando andiamo a sviluppare in giro facciamo dei partenariati apposta. Come facciamo a fare tutta questa roba? Perché sapete, adesso abbiamo lanciato due progetti in Brasile, uno vicino a Fortaleza e uno vicino a Natau, il primo 330 ettari che, di cui abbiamo finito l'urbanizzazione, stiamo facendo le case, arriveranno le famiglie a marzo, il secondo di 100 ettari vicino a Natau. Ma il piano industriale di cui ci siamo dotati è molto aggressivo, vogliamo lanciare altre 7 smart city per le persone a basso reddito in paesi dove c'è grande deficit abitativo, in particolare Messico, India, Colombia. E udite udite, la scorsa settimana ci hanno chiamato dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, perché il mondo sta un pochino cambiando e quindi bisogna fare queste realizzazioni anche in paesi come questi. Questo è possibile perché a ottobre abbiamo fatto un primo aumento di capitale da 10 milioni di euro con ingresso a nuovi soci. Prima di Natale, non posso dire il numero, ma sarà un multiplo di questo e sarà il secondo round che chiudiamo. Nel 2019 un multiplo dei precedenti. Stiamo crescendo estremamente in modo rapido. Perché gli investitori ci credono? Per i numeri della domanda mondiale e per il fatto che non stiamo creando un progetto, ma stiamo creando un format estremamente replicabile dappertutto. Se poi mi faceste la domanda fatidica di come si fa a fare tutta questa roba, i numeri sono questi. Questo è il nostro progetto standard da 100 ettari, che ad esempio è la nostra seconda smart city a Natau in Brasile. Abbiamo dei TIR del 60%, è un multiplo dell'investimento di 2,1 su un tempo che va circa, come vedete dal grafico, sui 35 mesi. Per fare questa roba qua bisogna attivare l'innovazione in tutti i segmenti della catena del valore del real estate e bisogna un po' crederci, perché agli shareholder, quando vedono un ritorno dell'investimento del 60%, brillano subito gli occhietti. Però noi gli diciamo, parte dei profitti ce li fa investire in ricerca e sviluppo e in quei settori un po' lontani dal mondo delle costruzioni che voi avete visto? Ce l'hanno permesso perché hanno visto i risultati dell'attività di vendita. Vorrei farvi vedere i paesi di cui ci stiamo occupando. Io sono appena tornato ieri da Dubai, dove immaginate un po', c'è anche un problema di affordable housing. Per chi? Per gli immigrati che vengono dall'India e dagli altri paesi a fare i lavori umili di cui Dubai si pasce come posto ricchissimo. Oppure per andare a costruire quei labor camp, cioè quei compound per lavoratori, che sono molto simili alle case in social housing, che oggi, se voi andate, sembrano delle piccole prigioni. Noi vorremmo cambiare la vita di quelle persone, ma di nuovo non facciamo cooperazione internazionale o non profit, noi facciamo business e sono dei settori molto particolari. Vi vorrei lasciare con una bella proposta. Qualcosa succederà a Milano lunedì. Se siete liberi, venite alla Feltrinelli, perché Planet, insieme ad altre 4 società, alcune sono presenti qui oggi, una è quotata sulla borsa italiana, in totale queste 5 società fanno 70 milioni di euro di fatturato e 600 ingegneri architetti tutti insieme, stiamo lanciando una cosa che abbiamo chiamato Five, e che è un'alleanza italiana per rendere smart il real estate. Se volete venire, siete naturalmente ospiti graditi, è un lancio speciale per il FIDEC, perché l'ingresso sarebbe ad inviti. Se vi interessa, scrivetemi a d.russolillo@planetidea.it e vi ospiterò molto volentieri in Feltrinelli a partire dalle 4:30 per un evento che spero vi dirà qualcosa di nuovo sul settore delle costruzioni e dello sviluppo in Italia. Non vi posso dire niente di più, altrimenti mi tagliano la lingua sia il moderatore per il tempo che le società colleghe. Era giusto un po' per farvi venire la voglia di provare a vedere qualcosa di diverso. Ok? Grazie mille. Siamo in perfetto orario, qualcuno vuole fare una